Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo della Monaca di Monza, un personaggio che a noi è noto grazie alla penna di Alessandro Manzoni, perché quest'ultimo dedicò tutto l'intero nono capitolo dei Promessi Sposi proprio a questo personaggio. Il personaggio della Monaca di Monza è un personaggio realmente esistito. Ovviamente, quando pensiamo alla Monaca di Monza, subito ci viene in mente il collegamento con il Manzoni, ma ovviamente lo stesso Manzoni dovette fare un'ampia ricerca proprio per descrivere e conoscere storicamente i fatti che avevano caratterizzato questa signora, questa feudataria che nel 600 aveva in un certo qual modo spadroneggiato e dato scandalo poi nella Monza seicentesca. Bene, detto questo, possiamo insomma dire che la storia della monaca di Monza inizia nel 1575, quando quest'ultima nasce e le viene dato il nome di Marianna dei Leiva. Era infatti una bambina che apparteneva ad una ricca e potente famiglia. I De Leiva erano di origine spagnola e avevano avuto, in seguito alla battaglia di Pavia, il feudo di Monza proprio da Carlo V. Erano grandi di Spagna, ma a questi ultimi mancava sostanzialmente il denaro. Quindi Martino De Leiva contrasse un matrimonio altamente vantaggioso perché sposò Virginia Marino, figlia di Tommaso Marino, che era un ricchissimo banchiere lombardo. Va detto che purtroppo quest'unione tra i De Leiva e Marino fu infatti non proprio lunghissima, perché la madre di Marianna morì un anno dopo e il padre si risposò. Le seconde nozze diedero un figlio maschio e quindi per questo motivo lo spagnolo, fortemente, insomma, ancora radicato nelle sue tradizioni, decise che tutti i beni, o comunque gran parte del patrimonio dei De Leiva, ma anche appunto dei Marino, che Marianna aveva appunto ereditato, dovessero andare al figlio maschio. Per questo motivo, dall'età di 14 anni, Marianna viene spedita in convento. Siamo infatti nel convento di Santa Margherita di Monza. Il padre, nel momento in cui fa entrare Marianna come educanda nel convento, concede una lauta dote proprio al convento stesso affinché la badessa faccia pronunciare i voti alla ragazza quanto prima. All'età di 18 anni le novizie erano insomma pronte per prendere i voti, se chiaramente erano consenzienti, e va detto che erano invitate dalla stessa badessa a passare un mese a casa per vedere cosa avrebbero appunto lasciato nel momento in cui si sarebbero fatte monache. Marianna viene appunto portata a casa e la sua famiglia l'accoglie con una indifferenza glaciale. La relegavano infatti in stanze con le serve nel momento in cui magari nella casa patronale vi erano delle visite, insomma, certamente non la fecero sentire ben accetta, e quindi Marianna chiaramente non poté far altro, anche contro la sua volontà, che accettare questa monacazione forzata. I voti vennero pronunciati nel 1591 e quindi Marianna, come ci dice lo stesso Manzoni, fu monaca per sempre. E vediamo che la Marianna fu appunto monaca, ma quello che va sottolineato è che a lei chiaramente era riservato un trattamento speciale. Era comunque la feudataria di Monza, questo il padre glielo concesse. Era infatti la signora indiscussa di quel territorio, tant'è vero che poteva ricevere ambasciatori, delegati, discutere della situazione appunto di Monza, o comunque prendere anche decisioni. Sì, tra virgolette, intrometteva, perché sostanzialmente era il suo compito anche dirimere questioni particolarmente complesse. Inoltre risiedeva in un appartamento privato, anche insomma ben arredato, sappiamo, e a suo servizio aveva ben tre monache più una dama di compagnia laica. Va detto che fin qui, insomma, la vita di Suor Virginia, così appunto cambiò il suo nome da laica a appunto monaca, scorreva insomma tranquilla, fin quando un giorno non incontra Giampaolo Osio. Questo personaggio, anche egli realmente esistito, altri non è che l'Egidio Manzoniano, che stava importunando una novizia che era proprio sotto l'ala protettrice della signora di Monza. Quindi chiaramente Suor Virginia lo caccia in malo modo e fa rispedire la novizia Isabella a casa dai genitori. Per questo motivo
ovviamente tra l'Osio e la stessa Suor Virginia nasce infatti dell'astio, tant'è vero che lei lo denuncia e l'uomo poi riesce però a sfuggire alle autorità grazie ad una latitanza durata un anno. Un anno dopo torna a Monza e fa sapere di volersi riappacificare con appunto Suor Virginia. Quest'ultima accetta appunto insomma l'incontro che avrebbe dovuto riappacificarli, ma accade qualcosa di strano. Noi sappiamo ciò dagli atti processuali che sono stati intentati nel 1607 alla stessa appunto Suor Virginia, e qui i documenti non sono chiari. Non sono chiari non perché sono scritti male o perché c'è qualche buco nei fascicoli, no, non sono chiari perché non riusciamo a capire il perché. Seppur appunto Suor Virginia dice di essere stata appunto violentata, poi non prese provvedimenti contro quest'uomo che le aveva usato violenza. Lei era una suora, ma allo stesso tempo una grande di Spagna, la signora di Monza, e se avesse voluto, avrebbe fatto decapitare Osio con un cenno del capo, cosa che invece non è accaduta. Quindi si pensa che questa storia della violenza sia una specie di scusa, un attenuante che Virginia racconta ai giudici per tentare insomma di salvare la sua situazione, che era molto critica. Detto ciò, i due imbastiscono una relazione amorosa clandestina che va avanti per un po', anzi quest'unione diede anche due figli, uno che però nacque morto e poi una bambina che nacque nel 1604 che portava il nome di Alma e che andò a vivere nella casa appunto di Giampaolo, che non era distante dal convento, anzi era proprio attigua ad esso, e sappiamo che probabilmente la bambina frequentava lo stesso convento accompagnata talvolta anche dall'Osio, quindi quest'ultima aveva anche maggiori possibilità di infiltrarsi all'interno del convento stesso. La situazione però un giorno degenerò perché una consorella notò qualcosa di strano e decise appunto di andare a denunciare questa relazione clandestina e soprattutto impura chiaramente per un'ecclesiastica alle autorità competenti. Ovviamente Giampaolo, impaurito da ciò, decise di uccidere la novizia e con la complicità di Suor Virginia, Suor Ottavia e Suor Benedetta, che erano le suore addette al servizio personale della signora di Monza, occultarono il cadavere. Ma lo stesso Osio poi decise di far fuori anche le due altre due complici, Suor Ottavia e Suor appunto Benedetta, riuscendo ad uccidere solo una delle due, il cui cadavere venne poi trovato nel fiume Lambro. La situazione però ormai era degenerata perché ormai questo amore clandestino e scandaloso era sulla bocca di tutti. Quindi nel 1607 la signora di Monza venne arrestata, ovviamente sempre con la fierezza tipica della sua casta e degli spagnoli si difese brandendo una spada, ma a nulla poté questo suo gesto perché appunto i lanzi la catturarono e una volta appunto arrestata ci fu appunto il processo durò circa un anno, fu un processo sostanzialmente anche breve, ebbene i suoi capi d'accusa erano quelli di aver rotto la clausura, di aver appunto avuto chiaramente rapporti impuri perché era insomma un'ecclesiastica, e anche le venne imputato anche l'omicidio. La pena fu tremenda, essere murata viva. Murata viva significa che venne appunto chiusa in una piccola stanzetta con un unico foro dal quale poi le si passava il cibo. Questa reclusione così strenua venne effettuata nel convento di Santa Valeria a Milano. Venne liberata nel 1622, quindi dopo 15 anni di prigionia, dal cardinale Borromeo. Suor Virginia sembrava essere sinceramente redenta, quindi si prodigò anche proprio per restare nel convento di Santa Valeria a Milano per portare il proprio aiuto alle prostitute che lì si andavano appunto a rifugiare per cercare di cambiare vita, e sappiamo che al momento della sua morte qualcuno dice che morì addirittura in odore di santità. Visse molto a lungo, morì probabilmente oltre i 70 anni, nonostante infatti la sua vita fu molto intensa e particolarmente, anche se vogliamo a tratti, dolorosa, no? Quindi è comunque un personaggio che nonostante il proprio rango, nonostante le ricchezze,
è costretta a subire una monacazione forzata senza poter appunto ribellarsi probabilmente, anzi è così, l'unico moto di ribellione che ebbe fu quello di intrecciare una relazione amorosa con Osio. Osio che fece infatti una fine spregevole perché dopo appunto il processo che si tenne contro la signora di Monza scappò a Milano dove venne poi decapitato da alcuni amici che gli avevano offerto ospitalità. Osio non era un personaggio comunque limpido, nel senso che si trovava a Monza per caso perché era di origini bergamasche, ma a Bergamo aveva dato scandalo con una condotta appunto violenta e ribalda, e quindi per questo motivo i suoi familiari lo avevano spedito a Monza, dove avevano insomma un terreno e avevano tentato di liberarsene, no? Quindi anche lo stesso Osio era un reietto, simile per certi versi, ma molto diverso dalla stessa monaca di Monza. Spero che questo video vi sia piaciuto e che lo condividiate.